L'amministrazione comunale del sindaco Manlio Torquato affronta il problema delle deiezioni canine e provvede ad installare su tutto il territorio cittadino 20 contenitori e distributori di buste e palette. Avevamo garantito che anche questo tipo di iniziativa si sarebbe realizzata, l'amministrazione si è impegnata anche su questo, saranno posizionati 20 cassetti con contenitori, distributori, cioè per l'esattezza, di buste per i padroni di cani che ne fossero sprovvisti nel caso in cui uscissero per strada senza la paletta e senza la dotazione, circostanza che va multata ovviamente, e con la possibilità di conferire la deiezione nel contenitore sottoposto. È uno strumento che ha due pezzi, è strutturato con due pezzi. Sono 20, saranno posizionati, l'utilizzo è a pagamento perché vogliamo evitare il rischio di vandalizzazioni, cioè l'abitudine che molte volte ciò che è totalmente gratuito viene ignorato e non rispettato. Peraltro un esborso simbolico, parliamo di 20 centesimi per avere un pacchetto di bustine, credo ci sia più di una bustina in disponibilità, e sono posizionati su 20 strade cittadine. È possibile il conferimento della deiezione, oppure ci sono in casi particolari i contenitori per l'umido, ma questo vabbè, non è quello che si applica nel caso di specie, perché sono presso i contenitori per le deiezioni che va fatto il conferimento e sono distribuiti su 20 strade della città. L'iniziativa ovviamente che rientra nel progetto generale di questa amministrazione, che sul decoro urbano e sulla pulizia delle strade sta facendo delle battaglie significative, perché si va migliorando il servizio con la differenziata che sarà estesa porta a porta su tutto il territorio, e poi controlli forse anche più stretti per evitare che ci siano trasgressioni. Questa è la parte che manca, a dir la verità i controlli sono un po' poco efficaci. È vero anche che un territorio così ampio richiederebbe la gendarmeria, voglio dire, dappertutto. Invece l'appello che si fa è sempre ai cittadini a rispettare la propria città, ad avere rispetto nel conferimento del rifiuto.